Gli accordi sono stati introdotti all'articolo 11 dalla legge 241 del 90 sul procedimento amministrativo. Quindi tramite questo istituto la pubblica amministrazione può utilizzare quindi, questi accordi, ovvero ad esempio può stipulare dei contratti con soggetti privati o anche con altre pubbliche amministrazioni, al fine di perseguire degli interessi comuni, in particolare in primo luogo l'interesse pubblico e successivamente anche l'interesse, contemporaneamente l'interesse del soggetto che ad esempio ha presentato una data istanza. E quindi lo scopo è quello, in primo luogo, uno degli scopi più importanti degli accordi è quello di garantire che vi sia una pubblica amministrazione meno autoritativa e che quindi tende a svolgere un'azione non unilaterale, ma condivisa appunto con il cittadino. Al fine di stipulare gli accordi, abbiamo visto che nel video precedente è il responsabile del procedimento che può stilare una serie di incontri sia diciamo separati sia in contemporanea con il destinatario del provvedimento finale, proprio al fine di concludere favorevolmente e nel più breve tempo possibile l'accordo. E la forma con cui verrà stipulato l'accordo deve essere necessariamente quella scritta a pena di nullità, con le dovute eccezioni di legge. E in generale nella stipula dell'accordo la pubblica amministrazione si comporta come se fosse un soggetto privato e vengono utilizzati le parti del codice civile riguardanti le obbligazioni e i contratti. L'accordo inoltre deve essere opportunamente motivato e in generale la pubblica amministrazione ha il diritto di recedere in maniera unilaterale dall'accordo qualora, diciamo, sorgano delle modifiche, delle condizioni che, diciamo, non consentono più tramite l'accordo di perseguire l'interesse pubblico. Quindi l'interesse pubblico è sempre al primo posto. E l'accordo, appunto, la stipula dell'accordo in generale viene preceduta da una determina, dell'organo che è competente all'adozione del provvedimento finale. E abbiamo già visto che appunto il responsabile del procedimento gestisce un calendario di incontri e per qualora dovessero sorgere delle controversie riguardo l'accordo, queste sono devolute alla competenza esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto sancito dal codice sul processo amministrativo del decreto legislativo 104 del 2010. Vediamo a questo punto quali sono le tipologie di accordi che la pubblica amministrazione può stipulare. In particolare esistono tre tipologie di accordi. Abbiamo gli accordi integrativi, gli accordi sostitutivi ed infine gli accordi di programma. Gli accordi integrativi e sostitutivi sono in generale eseguiti stipulati tra la pubblica amministrazione e il soggetto destinatario diciamo, del provvedimento finale o comunque quello che ha presentato l'istanza. Mentre invece gli accordi di programma sono stipulati tra pu più pubbliche amministrazioni. Nell'accordo integrativo l'accordo consente di andare a definire preliminarmente, quindi nella fase, diciamo, del procedimento amministrativo e prima dell'emanazione del provvedimento finale, consente di definire appunto il contenuto del provvedimento finale. E quindi tramite un dialogo tra la pubblica amministrazione e il cittadino, che è, diciamo, sancito all'interno dell'accordo, viene poi emanato e determinato il contenuto che sarà, diciamo, del provvedimento finale. Mentre invece nel caso di accordi sostitutivi,
non soltanto, diciamo, si stabilisce il contenuto del provvedimento, ma il provvedimento stesso viene appunto sostituito dall'accordo. Tuttavia, qualora, siccome diciamo, ogni provvedimento amministrativo è soggetto ad una serie di controlli, gli stessi controlli che sarebbero stati fatti per il provvedimento amministrativo ricadono sull'accordo che è stato stipulato. Quindi anche l'accordo sostitutivo è soggetto agli stessi controlli che sarebbero, diciamo, ricaduti e sarebbero stati applicati nel caso fosse stato emanato il provvedimento finale senza l'accordo. Nel caso degli accordi di programma, in generale, quando diciamo, abbiamo più pubbliche amministrazioni che devono perseguire un interesse comune, appunto queste possono diciamo, stipulare tali accordi che sono detti accordi di programma. Ed in generale si rendono necessari qualora vi sono dei procedimenti amministrativi particolarmente complessi e che richiedono più passaggi. E questo, ad esempio, quando riguardano l'azione pubblica, riguarda il perseguimento, l'esecuzione di interventi pubblici, quindi ad esempio la realizzazione di un'opera pubblica, o anche la formazione l'adozione di un piano urbanistico molto complesso e così via. E quindi in generale gli accordi fra le pubbliche amministrazioni sono illustrati, sono trattati all'articolo 15 della legge sul procedimento, 241 del 1990, e appunto vengono stipulati al fine di svolgere in collaborazione delle attività di interesse comune. Anche quindi gli accordi fra pubblica amministrazione, come tutti gli accordi, devono avere forma scritta. E anch'essi saranno soggetti agli stessi controlli dell'eventuale provvedimento amministrativo che sono andati a sostituire. Quindi anche gli accordi fra le stesse pubbliche amministrazioni possono a loro volta sostituire eventuali provvedimenti amministrativi. Tali accordi, infine, secondo il comma 15, cioè il comma 3 dell'articolo 15, devono essere sottoscritti in formato digitale, quindi dovrà essere utilizzata una firma elettronica di tipo avanzato o qualificato a pena di nullità. E questa modalità digitale non devono portare a nuovi oneri sul bilancio dello Stato, ma deve essere appunto, diciamo, applicato. Le modalità digitali devono essere applicate utilizzando le risorse già disponibili nelle pubbliche amministrazioni. Infine, all'articolo 12, la legge sul procedimento parla di vantaggi economici e in particolare anche la partecipazione degli eventuali dei soggetti nel procedimento. In particolare, la disciplina dell'articolo 12 riguarda tutti quei provvedimenti che hanno come scopo l'attribuzione di vantaggi economici. Quindi, ad esempio, le concessioni di sovvenzioni, i contributi che possono essere dati dal pubblico ai soggetti privati, i sussidi ed eventuali ausili finanziari. I soggetti interessati da questi vantaggi economici in generale comprendono appunto tutti coloro che possono beneficiare di questi sussidi e quindi in particolare persone, ma anche altri enti pubblici e oppure soggetti privati. E qual è l'obbligo principale della pubblica amministrazione riguardo l'attribuzione di vantaggi economici? In particolare, tutte le volte che si attribuiscono dei vantaggi economici, devono essere preventivamente definite, le modalità a cui la pubblica amministrazione dovrà attenersi al fine di appunto, attribuire e ripartire questi vantaggi economici tra i vari soggetti che ne fanno richiesta. Questo appunto per garantire un'uniformità e la legittimità appunto, la certezza della.
nel modo in cui questi fondi, questi benefici economici saranno assegnati, senza che vi siano appunto violazioni della legge o preferenze in maniera, diciamo, ingiustificata per alcuni rispetto ad altri. E lo scopo quindi è quello di perseguire la trasparenza e l'imparzialità in generale della pubblica amministrazione.